Focus Economia. Allora, ricordo il numero 349-238-6666 per scrivere sia gli sms che su WhatsApp. Oggi siamo i primi a sperimentarlo, no, anche Giannino e Genta, Pardo e Capuano l'hanno sperimentato. Comunque il numero per WhatsApp resta quello per gli sms e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Parliamo di Unicredit, ma non per l'andamento in borsa, 0,08% è il titolo invariato, ma perché ha annunciato, in realtà era molto atteso, già erano uscite molte indiscrezioni, un piano che al 2018 prevede 18.200 tagli al personale, di cui 6.900 in Italia, includendo la vendita della controllata in Ucraina e la joint venture con Pioneer. Riduzione dei costi in aggiunta per 1,6 miliardi. Ristrutturerà o chiuderà o venderà entro la fine del 2016 tutti i business a bassa redditività. L'obiettivo dell'utile è 5 miliardi e 300 milioni. I primi 9 mesi hanno fatto meno 16% nell'utile, 1 miliardo e mezzo l'utile. Pesano appunto 400 milioni di svalutazione della controllata in Ucraina, la conversione in euro dei mutui in franchi svizzeri in Croazia. Ringrazio Marco Ferrando del Sole 24 Ore per averci raggiunto in collegamento. Buonasera Marco. Buonasera a voi. E sentiamo anche la Fabi, uno dei più grossi sindacati che raggruppa i bancari, sul piano di Unicredit. La voce è del segretario generale Nando Sileoni. Noi abbiamo un accordo che è stato sottoscritto nel 2014 con scadenza 2018, dove erano previsti 5.100 esuberi. Di questi 5.100, 2.400 sono i lavoratori che con i prepensionamenti volontari già sono usciti. Ne rimangono 2.700. Rispetto a questi 2.700 la novità è rappresentata da altri 540 esuberi che l'azienda vorrebbe concordare con le organizzazioni sindacali. Quali sono le criticità del piano? Ci sono due considerazioni, una di carattere politico generale, uno di carattere politico che riguarda le relazioni sindacali. Quella di carattere politico generale, questo più che un piano industriale, è un ridimensionamento politico, organizzativo e finanziario del gruppo, perché non c'è una parola, non c'è un progetto su un effettivo rilancio del gruppo. Per quanto riguarda invece la considerazione di carattere politico sindacale, noi fino ad oggi abbiamo gestito gli esuberi con prepensionamenti volontari e non ci sposteremo di un centimetro da questo. Quindi se l'azienda vuole raggiungere i numeri assolutamente deve concordare con le organizzazioni sindacali aziendali delle forme per incentivare economicamente le uscite per raggiungere i numeri che oggi hanno presentato.